Eccoci, assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Come stai? Io bene, alhamdulillah, grazie. Tu tutto a posto? Bene, bene, dai, sì. Bene. Mezza influenzata, ma ce la posso fare. È periodo, dai. Che Dio ti guarisca, inshallah, molto presto. Amin, Allah ybarik fik. E diamo il benvenuto anche a tutti i nostri seguaci. E mi presento appunto Sumi Abd al-Qadr, la nostra ospite di questa primissima puntata del Pre-Iftar BSM Talk. E una ragazza, una giovane molto attiva a livello territoriale. Va bene, giovane? Va benissimo, giovane. Super, perfetto. E, mashallah, anche 4 lauree. Quindi è una donna super, tre, ve ne ho aggiunta una. Sto dai. Facendo un dottorato, che vale come una laurea, ma vabbè, dai. Quindi dopo tutto non era, quindi sono tre lauree più un dottore sta facendo il dottorato. Ed è la nostra ospite per questa puntata e dal tema appunto Ramadan in Italia. E io ti faccio questa domanda giusto per rompere il ghiaccio. E, raccontaci il tuo Ramadan con 3 aggettivi. Allora, ricco o arricchente, pacifico e meditativo. Almeno sono queste diciamo, i 3 aspetti che più mi impegnano il Ramadan, no? Il Ramadan sicuramente è una ricchezza, mi arricchisce sempre, ogni anno tantissimo. Meditativo sicuramente perché ci dà l'occasione di fermarci più spesso rispetto ai giorni normali, riflettere su tante cose, insomma. Per cui, beh, ci sarebbero tanti aggettivi per Ramadan. Sì, no, infatti tra aggettivi un po'. Perché Ramadan è un mese veramente a 360 gradi, che ti coinvolge a pieno in ogni singola fase della giornata, in ogni singola fase del tuo percorso giornaliero, per cui direi anche straordinario. Dai, mi concedo un quarto aggettivo. Ah, quarto aggettivo, straordinario. Bene, bene. No, effettivamente, come dici tu, Ramadan è un mese particolare, nel senso dove ci si ferma, ok, ma è anche tipo una ripartenza, ci si ferma ma non siamo fermi in un certo senso. E magari anche i follower che ci stanno seguendo, se volete commentare con 3 aggettivi che rappresentano la vostra Ramadan, sono così magari li leggiamo più tardi. E, secondo te, cioè nel senso, vivendo appunto, dato che il nostro tema è Ramadan in Italia, secondo te il Ramadan un giorno arriverà ad essere percepito anche all'esterno, quindi dal territorio italiano e non soltanto nelle nostre case? Perché appunto a casa sentiamo quell'atmosfera del Ramadan, ma quando usciamo fuori quella magia diciamo che svanisce un po'. E secondo te si arriverà a percepire anche all'esterno questo mese? Innanzitutto c'è già un cambiamento rispetto a tanti anni fa. Rispetto a quando io ero piccola, che Ramadan era veramente anonimo e nessuno si accorgeva di noi, nessuno sapeva neanche cosa fosse Ramadan, le cose sono cambiate tantissimo. Oggi abbiamo tantissimi sindaci di comuni italiani che fanno gli auguri di Ramadan, abbiamo importanti giocatori, non so, di calcio che fanno il Ramadan e quindi si sa che digiunano perché si fermano le partite per fargli fare le farse, le partite sono di serali. Ci sono gli auguri per Ramadan di persone importanti, personaggi, influencer, eccetera. E poi ormai ognuno di noi ne parla tantissimo. Noi come musulmani siamo presenti a qualsiasi livello, dalla scuola, all'università, al lavoro, eccetera. Per cui tutti stanno imparando a conoscere in qualche modo Ramadan e anche tante persone cominciano a viverlo anche un po' con noi. Perché tra chi ha amici che invitiamo all'iftar, tra chi ha colleghi che per solidarietà non pranzano o saltano un pranzo o comunque fanno un sacco di domande, eccetera. Sicuramente magari sarà più difficile, io mi immagino sia un po' più difficile vedere tutta una città addobbata, però perché no? Qualcosa potrà arrivare. Se vedi ieri a Londra, il sindaco di Londra acceso le luci della festa di Ramadan in una via londinese, e questo perché lì sono così, li festeggiano tutti sempre, anche in modo molto appariscente.
secondo me è un po' più difficile che avvenga in Italia, però c'è qualcosa che sta seminando, condividendo le cose. Per esempio a Torino, voi a Torino fate qualcosa di... Non so se tu sei a Torino. No, al momento no. Ok. Okay, ma ci sono i nostri amici del PSM di Torino che fanno ogni anno l'Iftar Street, che coinvolge migliaia di persone della città, migliaia di cittadini, e anche in altre città italiane tipo Bologna, eccetera, si sono fatte queste iniziative per coinvolgere tutta la cittadinanza e far sentire tutti parte di questo momento importante, anche perché noi come musulmani l'Islam non lo riteniamo solo cosa nostra. L'Islam è un messaggio universale, per cui invitiamo tutti a partecipare, a essere con noi, a conoscere, a vivere i nostri momenti più importanti assieme a noi. Grazie mille. Sì, effettivamente condivido appieno quello che hai detto. Infatti volevo fare anche riferimento a questa iniziativa del sindaco di Londra, perché appunto il fatto di uscire, vedere tutta quell'atmosfera, ci è stato aiuto a livello spirituale, cioè ti aiuta a vivere meglio il Ramadan, soprattutto quando vedi che anche le persone che hai intorno capiscono e ti stanno vicino durante questo percorso. E, allora, scusami, faccio una parentesi, non saranno quattro addobbi per le strade che aiutano dal punto di vista sociale. Sicuramente avere una società o comunque anche un ambiente, non so, lavorativo, a scuola, eccetera, che accoglie e ti sostiene in questo momento, allora lì sì che tu vivi più serenamente questo momento che non è facile in questo mese ed è più bello. Sì, no, sì, sicuramente sì, ovviamente l'addobbio non è che ha No, ma ho capito, era per cogliere l'occasione per dire questo. No, ci siamo capiti in qualche modo. Ok. E, appunto, stavi facendo prima riferimento alla città di Torino, appunto che PSM sia a Torino che anche in altre città ogni anno organizza l'Iftar Street come momento di condivisione. Anche a Milano è stato fatto un Iftar più piccolo rispetto a quello di Torino. E, infatti, volevo chiederti, tu sei della città di Milano, quindi lì com'è che si vive il Ramadan a livello di... cioè in città intendo proprio. L'attività Ma allora in o... città non è visibile Ramadan. Sicuramente tutti i negozi di musulmani vengono addobbati e si capisce che c'è qualcosa in corso, e quindi la gente è curiosa, chiede nelle macellerie, nei negozi, nei mini market, eccetera. Però si vive a livello comunitario in modo molto forte, tra le moschee, tra le persone, ci si invita a casa. Adesso io ho tutta la lista degli amici invitati per i prossimi giorni a Ramadan, perché il bello di Ramadan è la convivialità. Viverlo in comunità, viverlo con le persone, non certo solo per mangiare, ma in particolar modo per vivere il momento spirituale della preghiera, del Tarawih insieme, che è quello che rafforza la comunità, rafforza anche ognuno di noi sentirsi parte di un gruppo che ha lo stesso progetto di fede. E questo è importante nella vita di ognuno di noi, sentirsi riconosciuti e sostenuti da un gruppo per le cose in cui si credono e che si vivono. Super, grazie mille. Oh, no, ci sono, ok, mi era un attimo partita la connessione, ogni tanto saltarellina. No, cioè, stavo pensando, ricollegandoci alla prima domanda del Ramadan, come viene percepito qua in Italia, eccetera, eccetera. Ti è mai capitato di passare Ramadan magari in Giordania o Palestina? Hai notato qualche differenza di come lo si vive, ecco? Cioè, preferisci di qua, di là? Allora, l'ho passato in molti paesi arabi, l'ho passato in Kuwait, in Arabia Saudita, in Giordania, eccetera. Ti dirò, alcune cose sono molto belle lì e mi sono piaciute tantissimo e mi mancano tantissimo, come proprio tutto il clima di tutto il paese, che ovviamente è concentrato su questo mese. Mi piace moltissimo il momento di andare alla preghiera del Tarawih, il Suhoor, l'attesa del Suhoor. Insomma, siamo tutti focalizzati su quello e tutti sappiamo che in quel momento si sta vivendo un mese sacro, importantissimo. Però, dall'altra parte, la vita lì cambia durante Ramadan, quindi ci sono a volte orari di lavoro ridotti, orari scolastici ridotti, addirittura in alcuni paesi si fa vacanza per qualche giorno, settimana. La gente è molto pigra, si mette a dormire, si mettono a guardare soltanto telenovelas arabe.
le musal salad, famose musal salad. Esatto, e poi penso tantissimo al cibo, a mangiare, eccetera. Questa è la parte mondana che non apprezzo molto e che qui, per esempio, non viviamo in questo modo. Qui forse siamo un po' più autentici nel nostro vivere il Ramadan, perché proprio perché essendo privati da tutto un clima generale, da un riconoscimento sociale e generale, allora siamo un po' più fedeli a quello che è il senso di Ramadan. Per cui mi piacerebbe avere una via di mezzo tra i due, tra qua e il di là, ecco. Però, però ogni sì, sarebbe il top. Mi piace andare lì e vivere questi momenti in modo anche più intenso. Quindi in sintesi qua si percepisce un po' di più quella spiritualità, invece di là c'è più senso di appartenenza. Sì, proprio diverso. Non fare un po' più o meno, ma è diverso, ecco. Qui abbiamo la possibilità di essere liberi da certi retaggi culturali che invadono lo spazio religioso e che ci permettono forse, ma questa è la mia impressione, di vivere in modo più autentico il mese di Ramadan. Con tutte le difficoltà, perché è più difficile. Infatti poi, cioè, nel senso, ho visto che avevi fatto anche tipo una diretta sulla differenza tra cioè di come si vive il Natale in Giordania, che appunto lì la comunità è mista, quindi abbiamo visto appunto che gli hai fatto questa diretta, e tra poco si avvicina la Pasqua, e come Pasqua, nel senso, appunto i cristiani fanno la Quaresima, quindi una sorta di digiuno, si astengono appunto dalla carne, però appunto diciamo che c'è questa contrapposizione un po', nel senso che digiuniamo noi, digiunano anche loro. Non so, farai qualche diretta in futuro su questo argomento? Cioè, è previsto qualcosa? Sì, è previsto, vorrei, nelle intenzioni c'è di fare una diretta con una persona per parlare del tema della Quaresima e di Pasqua, per vedere non quali sono le contrapposizioni, ma quali sono gli aspetti comuni, gli aspetti spirituali comuni, eccetera. Sì, quando c'è stato Natale ho fatto delle dirette con delle amiche cristiane che vivono in Giordania e ci hanno raccontato la loro esperienza in Giordania. Natale, per esempio, in Giordania è festa nazionale, quindi è vacanza, si fa vacanza, e perché la comunità cristiana è una comunità importante, è riconosciuta come parte integrante del paese. Per cui anche la città si addobba a Natale, e molti spazi pubblici della città diventano espressione delle comunità cristiane. Cioè, in questo la Giordania è sempre stata un paese di grande dialogo e confronto tra le religioni, ma storicamente da sempre. Per cui è molto bello vedere come le varie comunità religiose si convivono e si sono vicine anche. In Giordania, quando c'è Ramadan, i cristiani fanno gli auguri ai musulmani, quando c'è Natale o Pasqua, i musulmani fanno gli auguri agli altri. Bella. Per cui è la normalità, la pluralità. Ah, bello, che beh, immagino che sia, perché comunque non è molto comune, cioè almeno per me non ho mai vissuto una, cioè non sono mai andata in un paese dove appunto metà, ci sono due comunità che si uniscono sotto lo stesso tetto praticamente. E sicuramente un salto in Giordania, dopo aver parlato con te, cioè, questo clima, non so, mi sembra molto, molto bello da vedere, che comunque non è una roba da tutti i giorni. Infatti anche come PSM aveva fatto un'attività durante tipo anni fa, era successo che il Natale era vicino a lo stesso periodo. No, no, era vicino al Maulid Nabawi, nella società. Ah, sì. Infatti lì erano state fatte appunto delle attività dai giovani PSM, dove si facevano gli auguri e si ricevevano gli auguri, ci spiegavamo un po' cos'è per noi il Maulid Nabawi, e comunque c'era stato questo momento di dialogo e confronto, appunto, dove si vanno a cercare i punti in comune, non i punti che, appunto, come dicevi tu, che allontanano un po'. Per chi ci segue, spieghiamo che Maulid Nabawi, magari non tutti parlano l'arabo, è la ricorrenza che ricorda la nascita del profeta Muhammad. Non ha lo stesso valore del Natale nel senso religioso, anzi non ha un senso, un fondamento di festa religiosa, però tradizionalmente si festeggia, si ricorda la nascita del profeta e l'importanza di questo profeta per l'Islam.
Super, grazie. Grazie mille per questa accortezza. E niente, direi che siamo giunti al termine della nostra diretta. È stato veramente un piacere ascoltarti e condividere con te questo momento. E non so se voglio aggiungere Sì, qualcos'altro. io invito tutte le persone che non sono musulmane a essere incuriosite e chiedere ai loro amici, conoscenti, colleghi musulmani, di Ramadan, ma anche non solo del Ramadan, ma di tutti gli aspetti che legano la cultura e la tradizione musulmana. Perché conoscere fa avvicinare le persone, conoscere fa, diciamo, rompe quegli schemi mentali basati su stereotipi pregiudizi, abbatte muri di diffidenza e di paura, è molto importante. E viceversa, anche i musulmani devono essere incuriositi, dagli altri e chiedere, conoscere, approfondire, perché non si può vivere di stereotipi, pregiudizi oppure di io penso che. Ecco, l'incontro, il confronto è qualcosa di fondamentale. Io cerco di promuoverlo da sempre, perché per me è diventato proprio uno stile di vita, quello di ascoltare, comprendere e poi costruire, tessere legami. Questo rafforza e rende salda delle comunità, una società che vive ormai sempre più pluralità. E per noi musulmani questo è anche una base, una qaida religiosa. Dio nel Corano ci dice chiaramente: vi ho creato di popoli e tribù differenti tra di voi affinché cosa? Vi conosceste vicenda tra di voi. Non affinché vi faceste la guerra perché uno è migliore dell'altro, no, affinché ci sia la conoscenza tra di voi. Questo secondo me è un insegnamento fondamentale che noi dobbiamo ripetercelo continuamente, va insegnato e va messo in pratica ogni giorno. Grazie mille per queste perle che ci hai dato. Grazie E a io te, è se ne stato molto farò piacere. comunque tesoro e anche spero anche tutti i nostri seguaci. E niente, appunto siamo rigiunti al termine della nostra diretta. Colgo l'occasione per rifarvi gli auguri di questo ovviamente ai musulmani che ci stanno seguendo. Vi faccio gli auguri di questo benedetto mese e al prossimo talk, inshallah. Grazie mille, Sumeya, che tra l'altro abbiamo lo stesso nome, non abbiamo specificato all'inizio. Sì, perché poi ognuno lo pronuncia in modo Esatto. diverso, però Però è lo stesso mi fa un nome. grande piacere. Yalla. Anche Narakum al khair, grazie a tutte e tutti che ci hanno seguito, grazie a voi per questo invito. E ci grazie. saranno altre occasioni sicuramente, inshallah. Inshallah. Ramadan Mubarak a tutti. Grazie mille. Salve a tutti. Walaikum salam.